subito allo studio, un bunker super sicuro e nascosto, per riuscire a sopravvivere alla super mega esplosione. Ce la faremo? Scopriamolo! Max, seguimi, ho trovato un villaggio clamoroso. Seguimi, zipera. Vabbè, sarà un villaggio normale, se non capisco cosa ci sia di speciale in un villaggio. È una torre. Ma non è normale che ci sia una torre davanti a un villaggio. Che cosa c'è in questa cesta? Delle maschere? C'è un serpente. Che cosa dobbiamo fare con queste maschere? Che cos'è questo mega pilastro enorme che sembra una sorta di antenna? Forse vede qualche segnale? Forse prende il 5G. Le radiazioni, le cose, vabbè. Ma perché abbiamo questa maschera? Forse dobbiamo metterla? Si chiama gas mask. La maschera fatta di gas. Che figa. No, credo sia la maschera antigas. Oddio, aspetta, ma perché qua c'è della terra morta? Non lo so, ma guarda quanto cillo con la maschera. Ti giuro, non riesco a prenderti seriamente. Questo villaggio mi puzza un pochettino. Ci sono tutti i villager che si stanno campando così come persone normali, ma là vedo che ci sono delle cose strane. Guardaci in giro, guarda la cosa di ferro, che bella. Secondo me è tipo un laboratorio, contiene qualcosa di strano dentro. Forse non era un caso che ci fossero queste maschere antigas dentro quella cassa. Aspetta un attimo, ho visto una cosa. Cos'è questo? Gigi, dici la verità. Ci sei già passato qua. L'hai fatto tu questo, per forza. C'è anche lì qualcosa. No, ok. Sì, per forza passato qua, per forza. E infatti io so di chi è questa casa, io lo so. Se non sbaglio, questo è un laboratorio di Ambrogio, sono quasi sicuro. Ambrogio, quello dell'altro video. Ma ti pare che è anche qua? Ma guarda. Buonasera. Ma che cacchio è? Ma comunque c'è un po' una puzza qua dentro. Ma che cosa vuole? Oddio! Ma non hai visto questa bolletta? Guarda qua, guarda! C'è una cacchio di bomba gigante! Non bastoncino Findus! Ma stai scherzando? È una bomba enorme! E qui ci sono tutti i panelli radioattivi! Sto iniziando a capire tutto! Ad Ambrogio è uno scienziato pazzo nucleare! Ma con questo PC possiamo giocare a Minecraft? No, che non puoi giocare a Minecraft! No, Gigi, calmati! Ma io sono calmissimo! Perché qua, se vai a toglierti la maschera, secondo me muori subito! Perché questo villaggio è radioattivo! Ambrogio, hai qualcosa da dirmi? Non parla, perché non parla? L'altra volta mi ha parlato! Aspetta, Max, qui c'è una cassa! Forse qua dentro il contenuto che Ambrogio ci vuole mostrare! Potrebbe essere, qui c'è scritto aprimi, ok? E qua c'è scritto una roba strana, che vuol dire sta roba? Codice nascosto in città. Ma secondo me è 1, 2, 3, 4. No, non è così stupido. Madonna mia, io ho paura di girare per questa città, per questo villaggio più che altro. Oh cavolo, c'è uno scheletro, aspetta che prendo la mia arma suprema. Il ma che cos'è questo martello? Oddio, ma l'hai one shottato! Ed è esploso un creeper davanti alla casa. Dobbiamo trovare subito questo codice. Oddio, c'è una... Ma che cos'è sto palazzo, sta roba? Ma che è? Ma è tipo una casa abbandonata? Può essere. Entriamo qua dentro. Forse troviamo qua dentro il codice. Allora, vediamo bene tutte le robe. Qui ci sta un libro. Forse qua dentro... No, il libro è vuoto, mannaggia la miseriaccia. Io salgo. Controlliamo tutte le stanze. Qua ci sono computer, cose. Ma chissà che cos'è questo posto. Chissà chi ci abitava prima, soprattutto. Ma che sono queste cose? Perché ci sono delle statue molto kawaii kubuku qua sopra questo tavolo. Ma che bella che sei. Questa è la mia ragazza. Devi concentrarti. Stiamo per avere anche fuori con una bomba e tu ti metti a parlare con le bambole. È incredibile, è assurdo. L'ho trovato. C'è un foglio con scritto code 4444. Era così facile. Torniamo subito là, vediamo se è questo. Apriamo questa cassa, quindi 4444. Oh, si è aperta. Cosa c'è? Ok, c'è un libro, ok, sì. E ci sono degli oggetti veramente molto strani. Io li prendo. Ma Max, mi hanno ucciso le radiazioni. 3 hours later. Ok, sono tornato. E ora fammi avvicinare con molta cautela, perché credo che siano quelli gli oggetti radioattivi. Le radiazioni mi hanno fatto perdere la voce. Questo libro è per comunicare a tutti la mia testimonianza. Quella bomba sta per esplodere. Io scappo, me ne vado, ciao. C'è stato un errore nella creazione, ma le radiazioni mi stanno facendo impazzire. Stava già mezzo impazzendo, secondo me, mentre scrivevo questo libro. E già quegli oggetti sono stati veramente molto radioattivi. Però secondo me servono a qualcosa. Non lo so, ma secondo me vanno messi dentro la bomba. Fammi prendere. Ma che stai facendo? No, allora, no, no, no. Mi vedi? No, 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 no,
fatto? Stai fermo! Ma metti questo Gigino! Cosa? Cacchio! Hai fatto! Mancano 14 minuti al Capodanno! Ma è il Capodanno questo! Hai attivato una bomba mortale! Era stata spenta nel tempo! E a quanto pare sei stato tu a riattivarla! Lì dentro c'erano gli ingredienti per aprirla! Dobbiamo andare via! Sbaglio, ho fatto una cagata! Una cagata veramente clamorosa! Allora, devo mettermi in creative! Dobbiamo costruire un bunker il prima possibile! Dobbiamo cercare di metterci dentro anche poi tutti quanti i villaggeri! Perché se dobbiamo salvare tutti i membri di questo villaggio! Scava tutto, scava! Soprattutto una villager femmina, così ci riproduce. Vabbè, niente. Allora, metto le scale! Tu inizi a costruire qualcosa sotto per poterci proteggere! Non lo so, inizia a fare le mura del bunker! Va bene, sono ben aggiusta tutto, tranquillo! La porta credo che possa essere questa qua! Madre mia, ma che portone ho fatto! Va riempito poi con del ferro attorno, assolutamente, perché deve essere inaccessibile! Molto bene, sto cercando di arredare il bunker! Ma almeno l'hai scavato, Gigino? È poco! Allora, che cosa vuoi arredare se nemmeno l'hai scavato? Ti ricordo che abbiamo poco tempo a disposizione, che la bomba tra poco esploderà! Vediamo un pochino se funziona. Wow! No! Incredibile! Zio Pera, che forza! Quindi, continuo a mettere le scale. E tu invece come procede? Io ho fatto questo. Allora, Gigino, forse non ci siamo capiti. C'è il biliardino! Innanzitutto questo è il biliardo e non il biliardino. Ma forse non ci siamo capiti. Le cose per giocare arrivano dopo. Innanzitutto, va un pochino allargato, cacchio! Mamma, vuoi diventare Robin Hood? Guarda qua! Ma leva! C'è la bomba che sta per esplodere. Non so se hai capito. Il signor Ambrogio, già è mezzo pazzo e stupido per colpa delle radiazioni, a breve morirà. A breve morirà per colpa di questa bomba. No, ma non può scappare. Lo portiamo insieme a noi, vero? No, non lo possiamo portare insieme a noi se moriamo anche noi. Quindi dovresti darti una mossa. Dovresti darti una mossa e aiutarli a scavare invece di perdere tempo. Gigino, abbiamo trovato una mineshaft qua sotto. Aspetta che utilizzo il mio martellazzo. Ciao. Che cosa c'aveva? La maschera antigas? Ma ce l'hanno tutti, oh mio Dio. Io sto facendo le pareti, guarda qua. Guarda come sono veloce e efficace. Tu invece sei proprio lento, Gigino. Non mi sai aiutare proprio. Cioè, ragazzi, io vi auguro veramente di non combattere mai un'esplosione nucleare con Gigino come vostro amico. Ma perché no? Com'è? Si scherza e si gioca tutto il giorno. Ma in questo caso c'è poco da scherzare, sinceramente. Abbiamo fatto il nostro bunker e ci sono questi brutti pipistrelli. Gigino, uccidili! Piccolini, aiuto! Allora, come prima cosa, all'interno di un bunker dove praticamente siamo pieni di radiazioni e cose orribili, bisogna costruire un bagno, perché dobbiamo farci una doccia. Dobbiamo farci una doccia perché dobbiamo proteggerci dalle radiazioni, quindi dobbiamo togliercele da addosso. Quindi facciamo una sorta di corridoio e qua, prima di poter accedere alle stanze, bisogna creare delle vere e proprie docce. Ok, poi posso anche creare il cesso se vuoi. Sì, anche il cesso, tutto quello che vuoi. Però adesso questa zona qua la devi riempire di docce, Gigino. Io mi fido di te, vai. Allora, metto il primo boccone qua con qua l'acqua, molto bene. Sei stupido, Gigino, no, ma non è possibile. Cosa? Gigino, ma io ti ho detto che le docce vanno messe all'entrata, tu le metti da quest'altro lato. Le scale stanno di qua. Ho sbagliato, tutti sbagliano. Soprattutto tu, però, posso dirlo? Ok, adesso ho capito. Allora, mettiamo qua questo, qua quel. Il sapone non ce l'abbiamo, te lo dico subito. Non fa niente, le puzzeremo, vabbè, tanto già puzzi di base, quindi non è un problema. Ma cosa vuoi, bazooka? Bravo, oh, si accende pure, incredibile. Sì, ma tu non puoi farti una doccia in un bagno d'acqua. Sei freddo ai piedi? Ok, queste porte sono veramente resistenti. Ora, Enderman, buonasera. Allora, una volta che tu entri, che cosa serve in un bunker? La cucina. Vedi che sei intelligente e ti impegni. Quindi bisogna costruire un'area per mangiare, dato che il nutrimento è la cosa più importante. Bene, Max, io ho finito i bagni. Vabbè, però potevi mettere un separé, qualcosa. Cioè, non voglio vedere a te che fai la cacca. Si caga solo in compagnia. Ok, il tavolo sarà questo qua. E le sedie le andiamo a mettere in questo modo. Una e due. Ok, magari facciamo che ne mettiamo quattro, perché sai, potrebbe esserci qualche ospite nel nostro bunker. Magari i signori villaggeri. Mettiamo una tazza di tè. Metti anche qualcos'altro da mangiare. Ma una cosa molto importante è l'orologio.
orologio, perché una volta che si va dentro un bunker bisogna vedere che ore sono, perché potremmo perdere la concezione del tempo, Gigino. Potremmo impazzire completamente. Vabbè, ma scusi, io già lo sono, cosa me ne frega. Vabbè, effettivamente hai ragione, però evitiamo, ok? Evitiamo di peggiorare la situazione. Ecco qua, mettiamo qualche cassettino, non so se sono quelli giusti. Devi mettere un bel lavello, fai qualcosa. Mentre tu ti concentri, se devi muoverti, Gigino, la bomba sta per esplodere, forse non ti è chiaro. Mamma mia. Magari facciamo dei bei tappetini. Vai, Gigino, metti dei tappeti con i nostri colori preferiti. Io metto una scopa. Va bene, magari c'è bisogno di pulire. Giusto, giusto. Tanto che sennò impazziamo completamente. Io direi di fare una stanza separata dove possiamo mettere all'interno i nostri giochi più divertenti. Oh sì, cosa mettiamo? Illustrami. Non te lo voglio spoilerare. Nel frattempo io continuo a costruire il muro, che effettivamente potrei costruire molto più velocemente, dato che io non sono come te e questi comandi li so utilizzare. Ma sei tu che non me li spieghi. Io provo ad applicarmi. Bravo, ma non ti impegni, Gigino, eh. Me lo dicevano sempre a scuola. E bisogna prima di tutto riempirlo di un pavimento molto più bello e colorato. Guarda qua, metto un bel pavimento rosso di un vetro specialmente super duro, perché giustamente bisogna essere resistenti, no? Resistenti, cioè, resilienti. Ti dico solo che questa è una cucina all'ultima moda. Ti sto riempendo anche il pavimento con del vetro verde, perché sento che ci sei anche tu, verde, verde schifo come la tua skin, ci sta. Ma non vuoi farti una pausetta? Io sto bevendo una birretta. Ecco qual è il problema, che tu ti bevi le birrette, tu ti ubriachi dalla mattina alla sera e sei diventato così come sei. Ecco ma qua, io lo sapevo. Non hai visto la cucina, non mi fai neanche un complimento. Mi devi spiegare perché c'è una doccia volante e un cesso volante sopra dei coltelli. Metti che devi cagare quando stai cenando, non può scortese andarsene dal tavolo, caghi direttamente davanti a tutti. Sì, sì, veramente giusto, veramente giusto. Allora Gigino, un compito per te, mentre io penso alla sala giochi, tu devi fare la sala delle mediche, perché non sia mai qualcuno si sente male, dobbiamo curarci da soli. Va bene, quanta roba mi dai, basta per favore, non capisco più niente. Ehi, mettiamo sempre queste fantastiche porte e qua dentro che cosa ci possiamo mettere? Allora, qui mettiamo una bella palla, poi qua mettiamo, aspetta, però dovremmo mettere qualche tavolino secondo me. Io nel mentre qua la zona medica va a gonfie vele, mi servono delle porte, ok, e poi devo mettere tutto. Allora, visto che non so se lo sai, io ho un po' di problemi di cagarella, quindi metterei un cesso anche qui. Credo che fare un gabinetto per ogni zona della casa potrebbe essere un pochino sprecato, gli spazi sono pochi, vanno usati un pochino al meglio, credo, no? Ma se io la cagarella non ci posso fare niente. Toilette, va bene. Ma hai finito l'aria, posso venire? Posso venire? Gigino, devi aspettare, devi aspettare. Guarda che ci vuole un bel po', io qua sto facendo anche un bel... ma che figo è, ma che figo è. No, vabbè, Gigino, qua ti stupisco. Però tu così mi alzi le aspettative, io te lo dico. Qua mettiamo un bel cesto di giocattoli, qua mettiamo un bel porcellino, qua un bel creeperino, un bel orsacchiotto, qua mettiamo addirittura le freccette, qua si può fare di tutto. E qua mentre sei sul letto giochi a basket. Questa stanza dei giochi è fantastica. E poi che fai? Uno scivolo non ce lo metti? Proprio qua? Wow, vabbè ragazzi, incredibile, incredibile, è perfetto, è stupendo. Io ho finito la mia stanza del medico, ti dico solo questo. Va bene, adesso lo vengo subito a vedere. Prima voglio soltanto finire questa zona con degli oggettini che mi sembrano veramente molto particolari. Qua mettiamo un bel castellino di sabbia e qua mettiamo una bella cabina telefonica, perché, boh, perché è figa. Max, vieni a vedere la mia zona, vieni, Un momento, arrivo subito. Voglio soltanto aggiungere un piccolo particolare che di sicuro ne sarai molto contento. Arrivo, arrivo. Wow, è incredibile, cavolo. Allora, qua ci sono gli utensili per tagliarsi le unghie dei piedi. Ma io non credo servano a questo, ok? Poi qua... non lo so. Poi qua abbiamo il cesso, come ti avevo detto. Ok, bene. Ma qua c'è il mio scheletro. Ok, c'è uno scheletro un po' piccolino, dovresti... Devo andare alla fottuta palestra. Secondo me sì. Qua vedo che ci sono anche delle sedie a rotelle, quelle che devi regalarmi per il mio compleanno. E qua abbiamo delle cose che non so cosa sono. Ora vieni a vedere la stanza dei giochi, guarda qua! No, una papera! Ma soprattutto c'è un cesso! Approved, mi siedo subito.
C'è pure la carta igienica, cosa che nelle altre stanze non c'era. Ma io mi pulisco con le mani. Questo non voleva saperlo. Ora, dato che non possiamo uscire allo scoperto, io andrei a creare una sorta di aria all'aperto, aria natura. Quindi mettici subito dell'erba, delle piante e tanta roba figa. Nel frattempo, mentre tu costruisci, io devo uscire un attimo da qua, perché devo andare a vedere se riesco a salvare tutti gli amici villager. Bisogna farli entrare qua dentro, che non possiamo lasciarli morire là fuori. Ma così rischi la tua vita. Lo so che rischio la mia vita, però bisogna farlo in qualche modo, bisogna farlo. Vai, si è aperto, oh mio Dio, si è aperto. Ok, eccolo qua il primo. Questo non so chi sia, sto cercando di spostarlo con molta difficoltà. Amico, dovresti metterti una maschera, secondo me, Ma non ha la maschera, scusa. No, è molto coraggioso, devo dire. Entra dentro, entra e non entra. 3 hours later. Eccoli qua, signori villaggeri, finalmente sono riuscito a portarli con molta difficoltà. Fate la doccia, per cortesia. Ecco qua, 1, 2. E tutto puzzi, vai a farti la doccia. Ma che bravi fanno la doccia. Hai visto? Quella che tu non ti faresti mai. Ora... non l'ho mai fatta, vabbè. Guarda come... hai fatto un angolo natura, ma che figo. Avresti potuto mettere una sdraio o qualcosa per rilassarci, un po' di relax. Sì, ma non è ancora finita, dammi un attimo. Vai, ti do una mano, piazziamo una panchinozza qua. Però dovresti... aspetta, hai messo troppa acqua, Gigino, hai messo troppa acqua. Ma gli squid si devono un po' muovere, poverini. Lo so, ma non li volevo questi squid, sinceramente. Spostati! Niente, tranquillo. Tranquillo, no, fai il bravo. Che qua voglio fare una bella panchinozza figa, così tu ti puoi guardare gli squid mentre loro nuotano, no? Sì, però c'è questo squid che mi stava intralciando un pochino, quindi ho dovuto... Vabbè. Dove è l'altro squid? Non lo so, è andato a farsi un giretto. Ok, torna. Sì, tornerà a breve. Meno male. Dovrei proprio mettere una postazione da gaming. Guarda che figa. Bisogna mettere anche una bella sedia proprio qui davanti al PC, così tu puoi chillare e guardarti video di Max Random. E ovviamente iscriverti anche al suo canale, perché ovviamente devi farlo. I villaggeri si stanno tornando a fare la doccia, incredibile. Mamma, mi sono lavati più loro in 5 minuti che io in tutta la mia vita. Veramente assurdo. Sì, ma non metterli ovunque i tappeti. Vai in una sorta di sentiero, così è un po' brutto. Ah, vero, ci può stare, così abbiamo le idee chiare. Esatto, così sappiamo bene dove andare. Esattamente, tipo vai di qua, poi qua li metti così che collegano una stanza all'altra. Poi fai così. Wow, devo dirti la verità, Gigino, pensavo venisse molto 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 peggio, e invece questo bunker mi ha stupito. Ma adesso c'è da pensare alla cosa più importante. Cioè? La bomba! Quanto manca? Mancherà mezz'oretta, vediamo. Dove andarci? 45 secondi! Dove è Ambrogio? No, Ambrogio è morto. Ambrogio! Ti volevo salvare, Ambrogio! Vieni, Max! Aiuta! Devi entrare! Aiuto! Oh cacchio, credo che questo qui sia Ambrogio. Ma cosa sta facendo? Perché è diventato tutto? È vero! No, sei stupido! Sei stupido! Mi sto facendo prendere la notizia! Mi sa, aiuto! Non posso entrare! Si sta chiudendo! No! Devi metterlo! Che se no rimane bloccato! No! Entra! No! Quanto manca? Oddio! Entra giù! Entra! No! Oh mio Dio. Madre mia. Ti gira tutto bene? Buongiorno. Oh mio Dio. Mi sa che il nostro bunker non ha funzionato. Mi sa che non è servito proprio niente. Vabbè, ragazzi, noi ci abbiamo provato. Tutti i villager sono morti, anche Ambrogio è morto. E questa bomba esploderà per sempre, distruggerà tutto il mondo. È stato bello. Ciao!